Ciao a tutti, bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Dome PC. Oggi siamo qui davanti al nostro Mag Codec 5, un computer economico per i gamer, ovvero un computer anche prestante, perché comunque lasciate una recensione giù in descrizione al video. Oggi siamo qui per raddoppiare la memoria RAM in modo anche non eccessivamente costoso e andare anche a aumentare lo spazio di archiviazione. Per chi dovesse magari installare programmi, scaricare video, eccetera, quindi è importante magari non andare a intasare l'SSD M2, ma andare a archiviarlo in uno spazio di archiviazione. Questa procedura comunque vale anche per se avete un computer fisso a casa, che avete problemi di velocità, che è un computer lento. Bene, cari amici, oggi ho portato con me, per raddoppiare la memoria RAM, due banchi di RAM della Crucial Ballistic Gaming Memory da 16 GB, acquistabili comodamente su Amazon. Lascio anche giù il link in descrizione. E ho portato un HDD da 3,5 da 2 TB della Seagate Barracuda. Andiamo a vedere cosa fare per noi principianti, ma anche se chi vuol ripassare per voi esperti la materia. Vai! Allora, come prima cosa da fare è andare a scaricare dal nostro browser un programmino gratis, CPUZ. Ok, colleghiamoci alla rete internet, scarichiamo dalla pagina ufficiale CPUID, configurazione italiano, scarica ora. Ok, lo scarica qua. Sta scaricando il file .exe pronto per essere lanciato. Tasto sinistro, accettiamo le condizioni di licenza. Next, next, next. Crea un'icona sul desktop, certo. Ok, install. Questo qua non ci interessa. Facciamo finish. Ok, chiudiamo la pagina principale. Abbiamo installato il nostro programma. Lo apriamo. Che cosa è questo programma? Praticamente ci fa vedere tutto. Le condizioni tecniche del nostro computer, cioè ovvero il nome, il modello, della scheda madre, della RAM, sia qui a memory e sia SPD, scheda grafica, quanta memoria RAM abbiamo. Allora, abbiamo, come potete vedere, tipo un tipo DDR4 di 8 GB, un singolo canale con un banco di RAM e andiamo su SPD che non porta nulla. Ok, solitamente dovrebbe portare qua la frequenza. Questa frequenza qua comunque va, la casella memory va moltiplicata per 2 e abbiamo la nostra memoria massima di RAM che possiamo installare sul nostro computer 2666. Abbiamo solo un banco di RAM. Cosa che può essere anche verificata, grazie. Andiamo, facciamo tasto destro su questa barra, gestione attività, prestazioni e andiamo qua su memoria RAM. 8 GB, abbiamo in uso 3,6, disponibile 4,2 GB, velocità 2667. Questo quindi già nel nostro computer possiamo andare a vedere quanta RAM abbiamo e quanto vogliamo espandere. Però la gestione attività non ci dice quanto è il massimale di RAM che possiamo installare e quindi dobbiamo andare sul sito della casa madre MSI. Dobbiamo prendere il nome della scheda madre su mainboard, apriamo Google e andiamo a scrivere il nome della scheda madre. Scheda madre H310M Pro M2 Plus. Ok, come potete vedere, il sito della MSI nella pagina ufficiale ci dedica la panoramica del vostro prodotto. Andate su specifiche, ecco qua, vi porta i dettagli della vostra scheda madre, vi porta anche sulla base, cioè ovvero sulla base, eccolo, quel tipo di memoria che dobbiamo andare a scegliere. Quanta massima megahertz, perché non potete comprare una memoria DDR4 da 3200 MHz per questo computer? No, perché l'upgrade va fatto in base alla vostra scheda madre. In questo caso abbiamo una memoria DDR4 che può essere installata massimo da 2666 MHz e poi dobbiamo andare a vedere, eccolo qua, canali dual. Memoria massima 32 GB, quindi dovete scegliere su Amazon
quando andate a comprare oppure su un altro sito, dovete scrivere memoria RAM 16 giga crucial. Andiamo a vedere come esce. Eccolo qua, già in questo caso esce il modello che vi ho fatto vedere prima della Ballistic. Andiamo a scegliere la velocità 2660 MHz, andiamo a scegliere lo standard che vogliamo noi, massimo possiamo inserire, eccolo qua, due banchi da 32 GB massimi. Io però per questione di prezzo, perché comunque il prezzo sale, eccolo qua, 145 euro costa attualmente, io vado a scegliere uno standard da 16 GB 2x8. Bene, scelta la RAM, vi ho parlato prima del disco dell'HDD da 3.5, che è facilissimo anche sceglierlo, sono tutti uguali, HDD 2 TB, vediamo cosa ci esce. Eccolo qua, già ci esce l'hard disk che io ho scelto, eccolo qua, esce questo modello. Andate a scegliere il 3.5 perché magari è più prestante, eccolo qua, 2 TB, 3.5, 7200 RPM. Andiamo a vedere ora l'installazione sul nostro computer. Dovete smontare sul vostro computer la griglia del Mag Codec 5, la vite che porta qua e un'altra vite che porta qua, ok? E dovete smontare anche quest'altra griglia che porta una vite qua e un'altra vite qua, con un cacciavite a stella. E altri computer invece un po' più vecchiotti, non della Mag Codec, ma che sono altre marche, hanno soltanto un pannello che porta soltanto o una vite centrale qua o due vite come questo, 1, 2, va bene? E sfilate la griglia. Andiamo a vedere come si fa appunto a sfilare la griglia. Prendete un cacciavite, eccolo qua, togliete questa vite qua, una, togliete quest'altra vite sotto, 2, attenzione non che sia dell'alimentatore, ma tolte le viti, andate a tirare la griglia, eccolo qua, ed è tolto. Per comodità, perché dobbiamo mettere le mani quando ora poi installeremo l'HDD, togliamo anche il vetro temperato. Come si toglie? Basta semplicemente svitare queste quattro viti qua. E qua. Togliamo il vetro. Come potete vedere siamo nel cuore del nostro computer, ovvero dove c'è la scheda madre. Al di sotto abbiamo ventola con dissipatore CPU, abbiamo qua nella parte centrale il banco di RAM da 8 GB e l'altro banco di RAM libero. Allora, come installare la RAM? Beh, è semplicissimo. Allora, qui come potete vedere abbiamo una e una due e un'altra linguetta qua, bisogna aprirla, ecco qua, e qua invece è stabile, e sfilare il banco di RAM. Attenzione, tocchiamo un pezzo di ferro prima, perché togliamo l'elettrostaticità dalle nostre mani, se no andiamo a danneggiare appunto la RAM. Vedete il banco di RAM, alziamolo, ecco qua, banco di RAM è stato tolto. Ora, quando andiamo a mettere un nuovo banco di RAM, stiamo attenti a, appunto, dobbiamo vedere questa insenatura con questo piolino qua fisso. Mi raccomando che è importante, va bene? Ha un senso, quindi mettiamolo col suo senso. Ora prendiamo i due banchi di RAM che abbiamo ordinato da Amazon. Lascio anche giù i link in descrizione. Dalla Ballistic, due banchi da 16 GB totali, ecco qua. E andiamo a installarli nello slot. Prendiamo il primo banco di RAM, andiamo a inserirlo all'interno, apriamo le linguette, mi raccomando, guardiamo il piolino del centro, inseriamolo prima da una parte, poi inseriamolo dall'altra e spingiamo verso il giù, verso il basso, va bene? Cerchiamo ora di mettere l'altro banco. Guardiamo il puntino centrale, mi raccomando, che combacia. Cerchiamo di metterlo parallelo, eccolo qua. Spingiamo verso il basso. Ecco qua, ha fatto lo scatto. La letta qua si è chiusa. Ok,
la RAM è stata installata correttamente. 16 GB di RAM della Crucial Ballistics, ottima marca per voi giocatori di gaming, per voi che fate editing, veramente il computer già aumenta di prestazione. Ok, fatta l'installazione, andiamo a fare l'upgrade dell'HDD. Ovvero, cosa ci serve? Dobbiamo munirci di il cavo SATA, che sarebbe il da cavo dati, eccolo qua, e il cavo di alimentazione. Questi sono acquistabili su Amazon. Il MAG Codec 5 è fornito tanto di cavi di alimentazione, eccoli qua. C'è anche la prolunga in modo che si collegano a cascata. Vado a mettere il mio HDD. Come si collega l'HDD? Beh, facilissimo. Fondamentalmente va collegato il cavo, questo qua, dati, in questa parte qua, vedete, non vi potete sbagliare. Inseriamo questa parte qua, da non sbagliare, la inseriamo qua. Ok? In quest'altra estremità va inserita l'alimentatore, qualora non c'è, ripeto, l'attacco di alimentazione all'interno. Prendiamo il nostro HDD, attenzione a non rovinarlo, perché questa qua è la parte dove ha le funzionalità. MSI fornisce queste griglie, queste due, eccolo qua, ne fornisce di più per installare gli HDD in questi slot 1, 2, 3, 4. Come si fa a installare? Basta inserirle qua all'interno, 1 e 1, 2, questi fuori, ecco qua, e si va a inserire questi qua, mi raccomando, i connettori inserite da quest'altra parte, in modo che il cavo di alimentazione, il cavo SATA della parte posteriore, ecco qua, avete visto? Per toglierlo basta che premete le due linguette e lo sfilate. Quindi ora lo inseriamo così qua, così. Poi prendiamo il cavo SATA che è già inserito qua all'interno. Da quest'altra parte abbiamo l'alimentazione. Collego l'alimentatore qua e collego il cavo SATA qua. Ecco, va configurato il software all'interno, dandogli una lettera a questo hard disk, se no non vi funzionerà. Ora dobbiamo andare a fare la configurazione per l'HDD. Montiamo il nostro computer. Mettiamo il nostro vetro temperato. Ecco qua, cari amici, il nostro computer si è acceso perfettamente. Andiamo a vedere già la RAM installata, gestione attività, prestazioni. Ecco qua, memoria 16 GB, 2667. Abbiamo disponibili 12,9 e 3 in uso. Ora andiamo a configurare il nostro hard disk. Così andiamo su Esplorare risorse. Questa cartella gialla sotto, andiamo su questo PC, facciamo tasto destro, gestione col tasto sinistro, apriamo questa cartella, andiamo su gestione disco col tasto sinistro, ecco qua, è necessario inizializzare un disco per consentire gestione di dischi logici di. Facciamo ok, facciamo tasto destro, nuovo volume semplice, crea guida nuovo volume semplice, facciamo ok, avanti. La memoria dice dimensione volume semplice in megabyte, va bene, questo è il massimo, facciamo ok, avanti. Che lettere vogliamo assegnare qua? La EFG, cioè al disco di archiviazione. Io in questo caso facciamo va bene D. Ok, facciamo avanti. NTFS deve stare così di format predefinito. Esegui in formattazione veloce, ok, avanti, facciamo fine. Sta formattando il disco, ha fatto la formattazione del disco D. Andiamo, facciamo chiudi, andiamo su questo PC, eccolo qua, abbiamo il nostro volume di disco D.
cari amici, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, e dubbi, domande fatemi sapere giù nei commenti. Come potete vedere abbiamo raddoppiato la nostra memoria RAM più lo spazio di archiviazione. Ci vediamo alla prossima, cari amici, ciao!